Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Mega Man X2 per Super Nintendo. Qui andiamo a iniziare l'X Hunter Stage Boss, tanti puntini interrogativi perché ancora non si sa chi troveremo. In realtà lo sappiamo ed è facilmente intuibile che lo stage si chiama X Hunter Stage. Cazzarola, ci sarà un motivo. Ok, qua dobbiamo semplicemente andare a finire il gioco praticamente. Dobbiamo fare questi tre stage e poi avremo la parte quella finale in cui dovremo riaffrontare tutti. Fanculo, in cui dovremmo andare a riaffrontare tutti quanti i boss che abbiamo già affrontato. Non so bene ancora come ve la farò quella sezione, se di nuovo commentata o solo con un po' di musica in sottofondo. Non so, vedremo. Per adesso vedremo. Dunque, qua vabbè, fottetevi, tanto ci saranno delle sezioni a bordo di questi affari che sono abbastanza tosti. Questi specie di elevatori. Ok, andiamo su di qua. Aspetta, qua c'è un bastardo che mi vuole inculare. Ok, vai. E muori. Maledetto, maledetto. Ok. Dunque, vediamo un pochino. Questi livelli qua sono abbastanza tosti. Ma muori. Sono abbastanza tosti e richiedono notevole destrezza. Dunque, qua. E beh, aspetta un attimo, no? Mi sono già inculato. Aspetta un attimo. Ho sbagliato strada. Devo andare prima dall'altra parte perché se no rimango inculato. Ok, vabbè, schiacciami. Ok, va benissimo. Mi hai toccato, mi hai fatto un po' di danno, ma non fa nulla. Via. Ok, crepa. Perfetto. Andiamo su di qua. Adesso aspetta, accumuliamo il giracolpo. Ok, e perfetto. Wow, bastardo, muori. Maledetto. Sei su di qua. Ok. A cazzo, scendi giù. No, 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 perché ho sbagliato. Perfetto. Ti riapri adesso. Grazie. Ok, saliamo su di qua. Veloci, veloci, veloci. Oh cazzo, sono scivolato. Oh, mamma mia. Non era prevista questa agitazione. Questa parte doveva essere abbastanza facile. Dunque, qua potremmo decidere se scendere sotto, recuperare una vita, ma complicarci molto di più. Altrettanto la vita perché è complicato appunto a quel punto, oppure se andare direttamente di qua e fottercene. Noi faremo penso questo, opteremo per questa strada. Qua in realtà non si potrebbe andare, ma noi facciamo una cosa un po' scaltra e riusciamo. Muori, bastardo. Ok, qua ignoriamoli come se non ci fosse un domani. Via, aspetta qua, voglio vedere se riesco a colpirti. Non mi dare niente per curarmi, grazie. Ok, qua, su di qua. Sali, 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 salirò e salirò fino a quando sarò solamente un puntino lontano. Ok, crepa, cazzo di scorpione. Yeah. E qua adesso, che dobbiamo affrontare qua? Forse Violin. Quindi equipaggiamo le bolle di sapone. Mi pare ci sia lui. Ho qualcosa nel. Sì, ho un energy tank. Una sub tank piena. Ce l'ho con queste cazzo di energy tank. Cazzo, quelle sono quelle di Metroid. Ok. E quindi qua troviamo il primo degli X-Hunter da riaffrontare. Eccolo qua. Violin. Eh sì. Ok, qua compaiono anche queste piattaforme che in realtà dovrebbero pararci il culo un pochino. Si spera, sì, in teoria sì. Fuck. Se però spara basso così non c'è modo di sopravvivere. Tra l'altro tra poco mi curerò perché vediamo un pochino se riesco a sopravvivere ancora un po'. No, forse è meglio sfruttare l'energy tank. La sub tank, cazzo! Non energy tank. Ah! Ok, perfetto. Dai, vai al diavolo. Sì, vai, muori. E muori, che sei andato, ancora non lo sai. Ok, perfetto. E quindi prima è andato. What? How could we have overload my circuit? Arr, vabbè. Tralasciamo questo sfogo finale. Esplode. Tra l'altro esplosioni molto controllate, devo dire. Va bene. E quindi questa prima parte dell'X Hunter Stage è andata, effettivamente. Dobbiamo fare adesso altri due stage. Se non ricordo male, nel prossimo dovremo affrontare Surgis, se non ricordo male. Tra l'altro in una versione particolare di Sergis, ma lo affronteremo con una sorta di tattica un po' scaltra per riuscire a sconfiggerlo più agevolmente. E poi avremo la parte finale, quella con la Jarl, che però se avremo già lo Shoryuken, cercheremo di one-shottare con lo Shoryuken.
Vediamo adesso, iniziamo la seconda parte dell'X Hunter Stage. Ok, questo livello è leggermente più corto, ma è piuttosto perché è sott'acqua e quindi stiamo attenti. Dunque qua, ok, muori, muori pesciolino, anche tu. Ciao, statemi bene, maledetto, maledetto, all'ultimo dato un colpo. Ah, qua, prendiamoci questo, ci curiamo. Ok, è sotto se ste parti. Ok, perfetto, ma vaffanculo. E dai, lasciami andare che me ne voglio andare via. Ah, ok, qua aspettiamo un attimino, facciamo fuori sto tizio. Dunque, qui, aspetta un attimo, riusciamo a infilarci, vabbè. Fottetevi, fottetevi tutti. Ok, qua sezione che comincia a essere un po' tosta. Perché, ah, tanto mi ha colpito pure, bastardo. Perché c'è questa parte qua che non è facilissima. Ok, questa tutto sommato sì. Quella che viene adesso un po' di meno. Quindi stiamo attenti. Io ho trovato a fare un bel save state qua. Ok, per non saper né leggere né scrivere un save state, lo faccio tra l'altro, come potete vedere, stavo già per perire. Ok, tra l'altro non ho sfruttato quello che dovevo fare, perché dovevo passare dall'altra parte. Va bene. Ok, vediamo qua se riusciamo a non morire. Sì, cazzo, è andata. Ok, qua adesso dovremo rifare. Dobbiamo arrampicarci su di qua. Se scende giù quell'affare, ci dà una notevole mano. Scendi giù, pilastro. Pilastro della vita, scendi giù. Madonna, che lentezza. Emulatore, aiutami. Velocizza le cose, grazie. Dunque, andiamo su di qua a fare una sezione abbastanza tosta. Dovremmo in realtà, ecco, scivolare da una parte all'altra per evitare danni. Ecco, in questo modo. Non è facilissimo, chiaramente. E qua adesso siamo praticamente arrivati alla fine dello stage. Qua, ecco, dobbiamo fare, per superare questo punto, accumulare la potenza immane del fuoco. Ok, perfetto. E andare dall'altra parte. Di qua ci sarebbe modo di recuperare una vita. Qua usiamo le rotelle, ma è abbastanza tosta da andare a prendere. Tu potevi anche distruggere. Ah, finché non scompare l'altra rotella non posso usarla. Ok, perfetto. Si potrebbe andare a recuperare una vita dall'altra parte. È veramente molto tosta, però, quindi io eviterei. Cosa facciamo adesso? Se scendiamo giù di qua dovremmo trovare il boss. Dunque, dove sono quelle cacchio di... E questa l'arma? No. C'è un'arma che volevo prendere per sconfiggere un nemico che c'è qua sotto. Non la trovo, a quanto pare. Ok, allora usiamo lo sparo normale, accumuliamolo al 100%. E boom! Andato. Dammi qualcosa per curarmi. Dammi qualcosa per... grandissimo. E prendiamo lo Sonic Slicer. Perfetto. Sì, perfetto. Questo qua, perché adesso dobbiamo andare ad affrontare Surgis. Perfetto. In una versione robotizzata di Surgis, che è particolarmente ostica. Tra l'altro qua un save state ci sta tutto, non ve lo taglio neanche, faccio pure vedere come lo faccio. Via, così almeno evitiamo di fare tagli inutili. E tra l'altro qua prima, ecco, la tattica cosa prevede per renderla più facile? Prendere questa abilità, quella dello scoppio, che vi avevo appunto detto in una parte precedente che avremmo utilizzato una sola volta durante il gioco. Perché? La useremo proprio adesso. Appena avremo modo la utilizzeremo. Eccola qua. Questo perché? Perché distrugge in una botta sola tutti i bersagli, perfetto, e così ci evita di doverlo fare noi manualmente, che è molto molto complicato. E adesso con Sonic Slicer andremo a fargli il culo con l'arma, con l'attacco caricato, stando attenti a non farci colpire più del dovuto. Ok, stiamo attenti, vai, sì, però occhio a non farti colpire troppo perché la vita è un po', non è tantissima. Ok, perfetto, vai. Ok, la tattica sostanzialmente era questa. In questo modo è leggermente più facile la battaglia da affrontare. Ok, vai. Sì, sei andato, cazzo. Va bene, fa un po', però evita di colpirmi, sennò fra un po' vado io. Grandissimo. Se avessimo dovuto colpire tutti i vari bersagli e poi distruggere lui, sarebbe stato un macello ed era difficilissimo. This is impossible, the prophecy must be fulfilled. Ah. Certo che se tu ti affidi il tuo destino a una profezia, ciao, siamo messi bene, Surgis. E quindi anche la seconda parte di questo X-Hunter Stage è andata. Ci rimane solo più la parte finale, quella in cui andiamo a recuperare, se tutto va bene, lo Shoryuken. E in cui andremo a sconfiggere Agile, cercando di one-shotarlo con lo Shoryuken, tra l'altro. Tra l'altro, per poter utilizzare lo Shoryuken dovremmo avere la vita al massimo.
Perché se abbiamo anche solo subito un danno, abbiamo solo perso un'attacca di vita, non potremo utilizzare lo Shoryuken, quindi dovremo fargli il culo manualmente. Quindi adesso andiamo effettivamente a iniziare la terza parte dell'X-Hunter Stage. Molto bene. Ok, dunque. Vediamo un pochino. Tanto questa parte finale di questo livello è abbastanza tosta, quindi insomma dovremmo insomma stare un pochino attenti. Ok? Muori. Perfetto. Ecco, cerchiamo di accumulare più vita possibile perché... fanculo. Perché... Maledetto. Muori. Perché ci serve... Ti devi levare dal cazzo, va bene? Ok. Perché cercare di riempire delle sub-tank torna quanto mai utile. Perché appunto ci torneranno utili queste sub-tank in un paio di sezioni non facilissime. Ah, questa sezione qua è una merda, ve lo dico già perché ci staremo penso tanti giorni. Io penso che farò dei tagli qua. Perché è complicatissima. Ok, qua tutto sommato questo era fattibile. Non è tutta così questa sezione. Sono queste sezioni a bordo appunto di questi elevatori che sono tostissime. Ok, qua andiamo di là senza morire. Recuperiamo un bel po' di roba, grandissimo. Ok, su di qua. No, fanculo, me lo dare una mazzata. Ecco, la sezione inizia qui. Facilissima questa sezione, come potreste vedere. Dunque, andiamo su di qua. Poi dobbiamo cercare di portare questo reattore nucleare su di qua. E fuck. E no. Ok, è un casino perché dobbiamo, eccolo. Ecco, l'abbiamo di nuovo perso. Porca puttana, riesco a infilarmi qua? Sì, per fortuna. Non è un cazzo facile perché, come potete vedere, molto facile questa azione. Ah, Gesù, Gesù. Ok, come vedete, è facile, no? Perfetto, così era da fare. Poi un cazzo perché sono di nuovo caduto. Porca puttana, da capo. Ok. Facile questa sezione, mi hanno detto. Dunque, su di qua adesso, da questa parte, facciamo fuori un attimino questi se riusciamo. E poi dovremo fare una cosa un po' particolare. Dunque, cercare di... aspetta un attimo, aspetta, qua sono di nuovo spawnati, minchia. Ok, dovremo fare questo se riusciamo. Perché poi dobbiamo andare questo da questa parte. Madonna, che casino sto coso. Ok. Ok, di qua. Mamma mia. Ok, su di qua. Minchia, mo non ci passa. Sì, ci passa, meno male. Ecco, come dicevo, questa sezione qua è facilissima proprio. Dunque, adesso andiamo qua a recuperare un po' di vita. Grazie. Perfetto. E adesso qua comincia il bello. Il reperimento dello Shoryuken. Ok, qua dovremmo. Si biforca la strada. Dobbiamo andare nella parte di sopra. Dobbiamo innanzitutto tirare un pipistrello qua. Robotico, perché ci serve una piattaforma per salire. Sì, però non dovevi fare così. Devi tipo venire qua, cristallizzarti e poi startene fermo, perché sennò ciao, Ok, qua su di qui. Andiamo un pochino, innanzitutto recuperiamo una vita e ci fa assolutamente comodo. Qua tu muori, perfetto. Recuperiamo di nuovo questa abilità perché ci serve qui. Ok, stiamo attenti qua perché non è per niente facile questa sezione. Qua sfruttiamo, sì, facciamoci colpire e andiamo da questa parte. Dunque, la parte difficile è questa. Innanzitutto, facciamo un save state qua perché bisognerà provare senz'altro un po' di volte. Save game position. Qua bisogna fare uno slalom qua in mezzo che è abbastanza tosto. Come si fa? Si carica il colpo, si fa lo scatto, si scende giù, si fa... Minchia, il primo colpo. Porca puttana, il primo colpo, ok. L'abbiamo fatto, lo shuriken è qua sotto la cabina. Per farlo cosa dobbiamo avere? La vita al massimo, quindi la riempiamo. E adesso dobbiamo scendere giù di qua sperando di trovare la capsula. Andiamo, dunque, andiamo giù e proviamo. Vediamo un pochino. Vediamo un po' se compare la capsula. Giù di qua. Cucù. Cucù, eccolo qua. Abbiamo ottenuto lo shuriken e adesso siamo upgradati al massimo. Wow, you are so cool. I'm not worthy. Ok, vabbè, si ripete. Step inside for a special surprise.
che sia lo Shoryuken. Tanto lo Shoryuken che si compie la mossa esattamente con gli stessi tasti che si usano in appunto in Street Fighter, quindi dovrebbe essere abbastanza facile. E come, così come con la Hadouken, esatto, proprio questo, esatto, esattamente come con la Hadouken si one shotano buona parte dei nemici, anche i boss. Com'è che si faceva? Così, perfetto. Vediamo un po' se riesco di nuovo. Perfetto, ok, cerchiamo dopo di farlo, perché se riusciamo, innanzitutto dobbiamo tenerci la vita al massimo per poterlo utilizzare, perché sennò non c'è modo di farla. Qua ci serve di nuovo questa abilità. Andiamo di qui. Perfetto. Dobbiamo andare da questa parte. Dovrebbe essere finito praticamente il livello, manca poco. Dobbiamo solo più andare a sconfiggere Agile. Ok, perfetto. Fuck, muori anche tu. Perfetto. Qua, occhio a non farci colpire, perché ci serve la vita piena, perché dobbiamo fare lo Shoryuken. Porca puttana, adesso ci dovremmo giustamente curare. E lo facciamo subito. Curiamoci. Tra l'altro cerchiamo di finire questa cosa proprio con di one shottare Agile con lo Shoryuken. Quindi faremo un save state in questo momento, così da avere il culo parato. E lo faremo finché non riusciremo a fare a one shottare Agile con lo Shoryuken, perché sennò diversamente è una battaglia molto molto complicata. Abbiamo un'abilità, l'abbiamo ottenuta, ci siamo sbattuti, utilizziamola, cazzo. Vediamo un po'. No, fallo, non lo fa. Minchia, non l'ha fatto. Porca puttana, 3 ore a fare un cazzo di coso. Load game position, porca puttana. Ho detto che lo voglio fare. Oh, che caspita. Ok, cambia arma. Devo cambiarla prima, probabilmente. Ok. Ma perché non lo fai? Ok, riproviamoci, dobbiamo one shottarlo. Vai, andiamo un po'. Perché non lo fa? Sì, andato, cazzo. Sì, one shottato. Perfetto, Agile. No, this cannot be. Master, avenge me. Ok. E quindi l'Xhunter Stage è andato. Abbiamo fatto fuori di nuovo tutti e tre i boss che prima erano opzionali, adesso invece erano obbligatori. E quindi abbiamo in realtà finito il gioco. Dovremmo ancora fare l'ultima parte in cui dovremmo riaffrontare tutti i vari boss. E non so se ve la farò in maniera magari senza commento, non so, adesso vediamo un pochino, perché effettivamente è una palla, cioè l'avete già visti tutti quegli scontri, quindi insomma mi sembra un po' stupido rifarveli vedere tutti da capo. Magari ve li lascio solo con diciamo la musica, eccetera eccetera. E quindi che cosa succede? Che dovremmo andare a fare ancora l'ultima parte, però la facciamo nel prossimo episodio. Quindi provate tutti, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va. Noi salutiamo, ci vediamo all'ultima parte, quella conclusiva di Mega Man X2 per Super Nintendo. Quindi alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.